Belen Rodriguez, la sofferenza dopo l'addio dalla TV, schiacciata dai pregiudizi. Periodo difficile passato per Belen Rodriguez? Ora sembra aver ritrovato la felicità. Gli ultimi mesi di Belen Rodriguez sono stati a dir poco burrascosi. Infatti, si è nuovamente separata da Stefano De Martino, di cui ha scoperto solo di recente i tanti tradimenti, e ha lasciato momentaneamente la televisione allontanandosi da Mediaset e dai programmi che conduceva, ovvero Le Iene e Tu sì che vales. Tutto ciò insieme ai pregiudizi e alle male lingue hanno fatto male alla showgirl argentina, che era stata anche ricoverata per aver perso molto peso a causa di problemi personali. Ma ha trovato la felicità grazie all'amore per Elio Lorenzoni. E così la Rodriguez si è raccontata per la prima volta a cuore aperto. Belen Rodriguez racconta il suo momento difficile: sono stata male, non volevo fare niente. Belen Rodriguez, che ha vissuto ore di paura in Argentina nei giorni scorsi, ha rilasciato un'intervista all'ultimo numero in edicola oggi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha raccontato il suo stato d'animo dei mesi scorsi, chi è oggi e i motivi che l'hanno portata a lasciare la TV. Queste le sue parole sui pregiudizi e sulle ripercussioni che hanno avuto su di lei: sono la stessa persona di sempre. Sono rimasta schiacciata dai pregiudizi che mi hanno fatto molto male, non volevo più fare niente. Ho fatto il 40% di quello che avrei voluto fare. Ma non ho mai indossato una maschera. Perché Belen Rodriguez ha lasciato la televisione. Volevo ritrovarmi e portare rispetto. Belen Rodriguez ha poi spiegato di aver lasciato la TV lo scorso giugno perché a detta sua non avrebbe portato rispetto al lavoro, visto che ha sempre messo al primo posto l'amore. E così, siccome stava trascurando la famiglia e i figli, non si amava più neanche lei, e per ritrovarsi ha deciso di rinunciare alla sua carriera con il rischio di perderla, perché per lei i soldi non contano. Ma ora la showgirl ha ritrovato la felicità accanto ad Elio Lorenzoni e ha rivelato di avere dei progetti futuri, visto che vuole fare tantissime cose e alcune stanno prendendo corpo. Infine, ha affermato che il suo obiettivo non è il successo, ma essere una persona di valore e felice. Vedremo se Belen riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi e se tornerà prima o poi in televisione.